Salve Valerie, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Siamo su Sons of Valhalla. E come sempre, qui le robe me le lascia belle danneggiate. Non so per quale esplicito motivo, però va bene, faremo finta di nulla, che devo dire. Ad ogni modo, ci eravamo lasciati con la costruzione, cioè costruzione, conquista dell'altro accampamento dell'ultimo fondamentalmente. E ora diamo un'occhiata agli altri accampamenti. Sì, tutti danneggiati, ma sapete cosa? Ma me li lascio danneggiati, ma che cazzo me ne sbatto i coglioni, guardate. Tra l'altro ora ne possiamo fare 50. Gli arcieri li lascerei sempre a 5. Sempre se ne abbiamo 5, teoricamente sì. Teoricamente sì. Giusto? Giusto, giustissimo. Ok, quindi sì, direi che ci concentriamo. Oh, tra l'altro fammi prendere qui. Ok, tanto bottino. Troverai più bottino nelle casse e nei forzieri. Non è male. Non è affatto male. Ok, tutti gli edifici costano meno legno, ma preferisco avere più bottino in generale che meno legno. Quindi torniamo al nostro piccolo avamposto e direi di poter tirare fuori un 1, 2, 3, 4 e basta. 4 è un bel numero. Ci soddisfa. Porco Giuda. Ma come cazzo si fa? E potremmo reclutarne altri 3. Questo costa molto di più, la Vergine. 1. Che palle, che qui deve fare 1, 2. È un po' più svelto, ragazzo. Abbiamo un sacco di robe da fare. Potremmo creare un fabbro, però insomma, un'utilità molto, molto irrilevante, a essere sinceri, visto che abbiamo la catapulta. In seguito, gli ultimi cash che abbiamo, spendiamoli, tanto non li potremo spendere più, quindi tanto vale adoperarne il più possibile. 47, 48, 89, 50, perfetto. L'ultima Valchiria è pronta all'attacco. E direi che, visto che ci siamo, andare a indebolire il campo nemico non sarebbe una così brutta idea. È decisamente una brutta idea. Non sarebbe una brutta idea. È proprio una pessima idea. Veramente pessima. Ok, rifornisciti un pochino. E dobbiamo trovare un modo per abbattere anche abbastanza velocemente il cancello. Loro non so cosa cazzo sono. Ok. Perfetto. Ok, laddove possiamo gli arcieri tiriamoli giù. Ok. Dai. Oh, perfetto. Ora possiamo tornare tranquillamente alle nostre postazioni. Prendiamo un po' di cibo visto che ci siamo. Qui vedo che stanno venendo gli ultimi componenti della marmaglia. Ma sono abbastanza fiducioso del fatto che con tutto questo esercito possiamo dare direttamente l'ordine di attaccare. Magari andiamo noi in avanscoperta per tenere il passo. Poi per il resto non vedo nessun problema di sorta. Dovrebbe mancare una sola. No, più di una sola archivia, sì, le famose archivie. Noi non abbiamo le Valchirie, noi abbiamo le archivie. Famosissimi archivi armati di scudo e ascia di sesso femminile molto arrabbiate. Ad ogni modo, mi riprendi un po' di risorse e teniamoli fiaccati il più possibile laddove possiamo. Quindi continuiamo ad attaccarli, anche perché qua vedo che sta arrivando una bella. Bell'esercitino. Niente male, devo dire, un esercitino niente male, guarda qua. E così l'accampamento ce lo prendiamo subito e appena preso l'accampamento diamo subito l'assedio finale. Così almeno la battaglia contro il boss, almeno, è un attimo più prestante. Ok. Ok. E mentre noi camminiamo e diamo colpi di spada. Ok. Ok,
Però l'attacco finiscilo, cioè praticamente è quasi impossibile da prendere. Cioè nella marmaglia, l'ho detto, è veramente difficile che riusciamo a fare un colpo come questo. Qui stanno arrivando ancora i fanti, a noi che servono tutto il resto. Ok, gli arcieri non ci sono più. Perfetto, loro sono più che tranquillamente morti. Allora abbiamo qualche altro fringuello di primavera che deve arrivare tardi o altro? Sì, perché appunto questo è il problema di reclutare i soldati a spezzoni. O li reclutate tutti o non li reclutate. A spezzoni è decisamente un'idea di merda farlo. Anche perché il problema è che noi reclutiamo, anche giusto appunto, secondo me comunque rimane l'idea migliore, reclutiamo le persone nell'ultima sezione. Quindi anche qui abbastanza grazie al cazzo che alla fine ci andiamo a ritrovare in una situazione in cui il tutto non funge in maniera particolarmente brillante. Ecco, nella maggior parte dei casi ci ritroviamo a essere costretti ad aspettare molto che arrivino tutte le truppe. Ora innegabilmente diamo l'attacco qui, aspettiamo che la nostra cara e amata catapulta vada avanti. Noi nel mentre ci riforniamo, sperando che la catapulta non inizi a attaccare già da lì, se no siamo un po' nella merda. Ok, voi tutti seguitemi invece. Cazzo che ti ho aumentato la gittata, eh. Altro po' l'attaccavi proprio sotto le mura. Ok. No, attaccate. Ok, morto. Ah, ok, quindi quello con il... con lo spadone di fondo è il... come possiamo definirlo? Il boss. Ok, lo vedo un bel po' in difficoltà. Ma si cura pure. Figlio di puttana. Ok. Porco Giuda, se non la smettete di spingermi per terra. Ok, grazie a Dio che abbiamo una catapulta, è stata molto più utile di quello che sembrava. Ok. Perfezione. Ok, abbiamo distrutto l'addestratore. Taglio poderoso. Ogni tuo attacco doppio ha una probabilità di ridurre l'esistenza del nemico. L'avevamo pure questo? Sì, eccolo qua, ce lo sostituiamo direttamente. Ok. Dai. Mangia un altro po'. Dai, 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 che ce la facciamo. Sì, però non è positivo che loro scivolano dietro le nostre... come si chiamano? Dietro le nostre zone, dietro le nostre... come si chiamano? Sapete, dietro le nostre fanterie, ma dietro le nostre... Ok. Perfetto. Voi seguitemi. Non ha senso che continuate ad attaccare un muro. Prettamente rimaniamo in zona e aspettiamo. Tu che cazzo fai? Mi segua, perché stavi lì fermo con lo scudo? Qualcuno l'abbiamo perso. Però lo sostituiamo subito con un mercenario, nessun problema di sorta. Mantenete la posizione. Mi ripari la cosa e anche la torretta, visto che ci siete. Ne abbiamo 4, abbiamo perso un arciere. Direi che ci serve un piromane in questa situazione. Ok, grazie di tutti i bonus. Apri la cassa anche, che non ci fa mai schifo. Un altro bel forziere pieno, 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 pieno di monetine. E a parte quello, direi che possiamo ritornare immediatamente nel nostro campo base e dare gli ultimi potenziamenti. Qui siamo al massimo. Qui mi dai più vita agli arcieri. Ma perché no, anche più vita? Non vogliamo che nell'assedio finale mi si distrugga. Qui abbiamo altre cose che possiamo potenziare. Vai così. Ok, 1 e 2, perfetto. E
siamo a posto. Cioè abbiamo un boato di soldi in realtà. Ben inteso. Però effettivamente, data la situazione, non dovremmo avere particolari perdite o altro di cui preoccuparci. Quindi andiamo verso la sezione finale e in pura e assoluta cattiveria recuperiamo tutte le risorse. Vabbè che siamo già al massimo delle risorse, tra l'altro. E direi che un bel seguitemi non sarebbe una bruttissima idea. Una cavità. Assolutamente, questo non l'avevo visto. Ok. Ora possiamo avanzare. Tutti quanti belli, simpatici, dietro di me, forti e cattivi. Abbiamo il piromane, abbiamo l'arciere. Abbiamo tutto ciò che ci serve. Allora, teoricamente, appena iniziamo a vedere le frecce, dovremmo prepararci a continuare a lanciare massi. Tipo ora. Ok. Ok. Ragazzi, porco Giuda, mantenete la posizione. Voi invece continuate con una bella pragmatica calata di fuoco. Il problema è che non posso vedere io se sto attaccando bene. Ragazzi, dai, su. Un po' più lestamente spediti. Ok. Guarda che pure loro hanno le catapulte. Ma alla fine siamo riusciti a buttarla al minimo giù. Noi sicuramente un bel po' di truppe ce le stiamo perdendo. Sposta un attimo. Ah, ma quindi dobbiamo ancora riuscire a buttarla giù. Porco Giuda. Continuate. Però la cosa positiva è che siamo vicini. No, molto vicini. Alla sconfitta. A una pragmatica sconfitta siamo vicini. Oh. Perfetto. Noi proprio di cattiveria attiriamo indietro la roba. Ok. Ok. Perfetto. Ragazzi, attaccate. Oh, per quel poco che potete ben fare, si intende. L'esercito l'abbiamo perso, ma perché l'abbiamo gestito male l'assedio. Oggettivamente. Potevamo gestirlo molto meglio. Anche perché noi... No, stavo per dire abbiamo la catapulta, invece no. Ok. Perfetto. Molto meglio di quello che mi aspettassi. Cioè, pensavo che questa era un'altra ritirata strategica, riprepariamoci all'attacco. Invece è andata dignitosamente da Dio. Posso dirlo, è andata tutto dignitosamente da Dio. E ora entriamo nell'ennesimo castelletto con l'ennesimo boss problematico, in cui magari mamma e papà non gli volevano troppo bene e ha deciso di fare lo stronzo con le mogli degli altri. Thorold, ah, proprio torneo questo. Be welcome. Figata! Onestamente mi aspettavo di più il solita sezione del castello riciclato. Invece, c'è da dire, parto sempre un po' prevenuto, però il gioco mi sta continuando a sorprendere. What are you organizing here? Just a little game to amuse my subjects. But let's come to you instead. I have been watching your achievements on the battlefield with a keen eye. I must admit that your people know how to fight. So wild and fearless. I wish I could say the same about my soldiers. Your army is defeated. Put down your weapon and take me to my wife. Of course, Rhea.
You're far too attached to this woman, if I may give my humble opinion. Beh, è sua moglie, che cazzo ti aspetti che faccia? But be that as it may, where is the entertainment? In bad times, bread and games are the only things that keep the rabble from turning against their masters, you must know. Pane, non tanto pane, gioco, quando panem et circenses. Che dette in un latino pessimo, chiaramente pessimo, però pane e circo, cioè distrai il popolo così non capisce che lo stai governando di merda. Ok. No, non dirmi che devo colpire solo lui e non il cavallo. Ok. Porco Giuda! Fa malissimo. Fa di un male assurdo. Con lui dobbiamo stare molto attenti, perché una lancia di troppo, cioè la volontà di dover fare un colpo perfetto come questo. Ok, guarda che schivata assurda che ti ho fatto. Mi dai le frecce incendiarie per curiosità? Vabbè, pure le frecce incendiarie fanno il loro danno, eh. Via. Ma proprio in fronte. Ok. Perfetto. Bene. Il cavallo se n'è andato. Ora sei decisamente molto più lento. Ok. Cioè, sempre una cazzo di lancia in bocca gli diamo. Figlio di troia! Da quando in qua ha imparato a parare? Cioè, da quando in qua loro hanno imparato a ballare, a parare? Ok. Pece bollente e fuoco. Funziona, eh. Non nel migliore dei modi, però innegabilmente funziona. Non credo abbia funzionato benissimo la tua strategia, eh. Quindi fondamentalmente noi lo lasciamo che... lasciamo che il bel porco si faccia arrosto, ecco. Ok. Stanco? Da un lato è magnifico, perché poi io ora tipo posso incendiare tutto il campo. Ok. Rendendolo fondamentalmente una specie di fornace a cielo aperto. E nel mentre mi si sono ricaricate anche le mie lance. Posso dirlo che questo è il più semplice. O è il più semplice o abbiamo capito bene come sfruttare il tutto. Aia. Tieniti bello in forma, che qui non sappiamo come andrà a finire. Un bel po' di frecce infuocate. Stacchete. Ah, cioè, alla fine vuoi tenerlo proprio fino all'ultimo? Non vi siete divertiti? The king will judge you for this. Nah, non credo, onestamente. I'll spare your life if you tell me where to find Rhea. You're a fool if you thought she was here. She has long been on her way to King Ethelred. Eltored. Eltored. No, non lo so, suona malissimo. Non so come lui l'ha pronunciata, però sto pensando in italiano. Etelredo, Re Etelredo, non suona malissimo per essere un nome medievaleggiante. The fortress is well guarded. You will never make it there. Scommettiamo? What is he going to do with her? I can't tell you. I long live the king. Ma ok. Tra l'altro bello pieno di lance.
Bene, la fine del re. Ora ritorniamo alla mappa in stile Super Mario e andiamo verso l'ultima sezione. Il grande re. Oh beh, lo schema è il solito. Non è cambiato molto. Cioè, sempre... come si chiama? Sempre accampamento, avamposto, accampamento, avamposto, accampamento, avamposto finale. Pensavo qualcosa di diverso. Effettivamente, dovevo metterli tutti e due da un lato. Ora diventa un po' una rottura di coglioni averceli tutti sfalsati. Avete un pochino di più di legna? Vi chiedo tanto? Troppo? Sì, vi chiedo decisamente troppo, a quanto pare. Decisamente troppo. Mi dai un berserker? 12. E qui abbiamo un totale di 3, 4 e 5. Quindi qui ci serve un poligono di tiro. Quindi vai di poligono di tiro e mi tiri fuori uno spadaccino e due arcieri. Così almeno già abbiamo impostato l'accampamento base seguendo le solite norme. Dai. Perché abbiamo... cioè noi abbiamo sempre o problemi di legna o problemi di viveri. Mai con tutte e due. Sempre uno solo è il problema grande. Vediamo se riusciamo a raccattare risorse qui. Sì. Fondamentalmente sì. Non sarà il massimo. Però un po' di roba ce la siamo raccattata. Ok, vai di 15. Ok, ora dovrebbe venire anche il momento in cui potenziamo in generale il tutto. Possiamo dare anche un'occhiata e vedere. Ok. Oh, andiamo. Stacchete. Tutto mio. Vediamo giusto una prima occhiata. E quelli chi cazzo sono? Figli di troia. Ma la smettete? Aia, aia. Eravamo quasi... ok. Almeno questo, li abbiamo un bel po' sfoltiti. Erano cattivissimi. Sono tanto cattivi. Non so oggettivamente cosa aspettarmi del resto. Ma ora, signori, ora più che mai, direi che sono costretto a lamentarvi che tempo è tiranno. E ci becchiamo nel prossimo episodio.